Ciao a tutti, siamo a Milano con Lorenzo, organizzatore della Startup Night. Innanzitutto, che cos'è la Startup Night e a che edizione siamo arrivati? Ciao, la Startup Night è un incontro dedicato a tutti quelli che hanno un proprio progetto di innovazione collegato al web in un qualche modo. Siamo arrivati alla quarta edizione a partire da settembre del 2009 e vogliamo mantenere questo come un appuntamento periodico nella realtà milanese per far conoscere tra di loro, come prima cosa, tutti quelli che vogliono concretizzare un proprio progetto. Esatto, per chi non avesse mai partecipato, che cosa succede concretamente? Ma allora, durante la Startup Night c'è un'occasione per presentare il proprio progetto, quindi fare un breve pitch di fronte a persone che hanno altri progetti ed anche investitori. In più, da questa volta cominciamo un percorso che è fatto di mini corsi, se così possiamo chiamarli, che spiegano come funzionano le cose in questo settore, come sono gli investimenti del venture capital, come funzionano i business angel, come effettuare il lancio di un prodotto web parlando di case history concrete di altri progetti e così via. Quindi come imparare concretamente a fare questo lavoro. Allora, Federico Pomi, siamo qui alla Startup Night di Milano. Perché secondo te è un evento importante? È un evento importante perché le occasioni di fare networking, di conoscersi e vedere nuove tecnologie, startup, è assolutamente fondamentale per capire chi fa cosa in Italia, quindi è sempre un'occasione per tenersi aggiornati, conoscere persone, aver modo di collaborare su progetti e farsi delle idee anche soprattutto. Qualche consiglio per i cosiddetti start-upper su come sviluppare, come presentare i propri progetti e su cosa puntare? Allora, bella domanda. Senz'altro cercare di essere rapidi, tante iterazioni, cioè lanciare subito un servizio, anche una bozza del servizio, continuare a fare release su release, non partire con l'approccio monolitico del dire progetto il mega sistemone che tiro fuori tra un anno e mezzo, perché tra un anno e mezzo sarà vecchio. Quindi partire subito con qualcosa da provare, da far provare alle persone e su quello procedere con l'innovazione.